No. Siamo pronti qui in studio per una nuova puntata di Doppio Binario. Argomento del giorno, Gabriele? Parleremo dell'impatto della campagna vaccinale anti-Covid sull'organizzazione delle risorse umane e lo faremo, come sempre, grazie ai nostri ospiti. A Allora, tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Questa puntata parleremo di campagna vaccinale anti-Covid, quale impatto avrà sull'organizzazione delle risorse umane e quali strumenti ha a disposizione del datore di lavoro per incentivare il ricorso al vaccino. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo dal professor avvocato Francesco Amendolito, founder di Amendolito e Associati. Ben arrivato. Grazie, ben trovati. E saluto anche il dottor Pietro Scrimieri, direttore risorse umane e organizzazione Acquedotto Pugliese. Ben arrivato. Grazie, buonasera. Dunque, io partirei dall'avvocato Amendolito. È ricorso una campagna vaccinale anti-Covid, se ne parla tantissimo in questi giorni. Ecco, le chiedo a lei, che è un noto giuslavorista e che quindi nella sua quotidianità ha a che fare con tantissime imprese, quindi si confronta anche con i problemi legati all'organizzazione delle risorse umane, quale impatto avrà la campagna vaccinale anti-Covid sull'organizzazione appunto delle risorse umane? Diciamo che è un'altra tegola, un'altra gatta da pelare per le organizzazioni aziendali e per gli uffici del personale. E si va a sovrapporre il problema della campagna vaccinale a quelle che erano appunto le regole scritte all'inizio della nota pandemia, e cioè mi riferisco ai protocolli di sicurezza anti-Covid. Quindi in questo momento noi ci stiamo interrogando, noi operatori sia del diritto del lavoro, ma in generale gli uomini della funzione del personale. Quindi oggi abbiamo un esponente del mondo HR, il dottor Schimieri, e quindi poi io sarò anche curioso di capire in che maniera quelle aziende si stanno organizzando. Abbiamo questo problema, ci stiamo interrogando sul vaccino sì, vaccino no, e quindi sul diritto alla salute della collettività e quindi anche dei singoli lavoratori all'interno delle organizzazioni aziendali, e il diritto alla libertà personale, quindi delle singole persone, quindi dei singoli lavoratori, a eventualmente non vaccinarsi, perché sappiamo che in Italia ci sono circa una ventina di vaccini per cui è obbligatorio per legge effettuarli. Ma il vaccino anti-Covid non rientra in queste prescrizioni, quindi non abbiamo una normativa che obbliga al vaccino. Quindi il problema è come fare, come organizzare il futuro delle aziende rispetto a quei potenziali lavoratori che risulteranno, diciamo, che si rifiuteranno di sottoporsi al vaccino. Questa cosa impatta su tante regole e quindi anche norme. In questo caso potestative, cogenti, che quindi si passa dal diritto costituzionale alla privacy, al potere dovere del datore di lavoro di rispettare, ai sensi del 2087 del codice civile e del testo unico in materia di sicurezza, appunto i protocolli di sicurezza, e far sì che l'ambiente di lavoro sia salubre e garantisca la salute dei lavoratori addetti. Quindi poi magari nel proseguo potremo anche soffermarci meglio su quelle che sono queste regole, e quindi in che maniera poter evitare di commettere degli errori da parte della direzione del personale di ciascuna azienda. La ringrazio, avvocato Amendolito. Allora passiamo subito la parola al dottor Scrimieri. Come ha detto lei, un esponente del mondo HR nella sua azienda, l'Acquedotto Pugliese. Ecco, chiediamo a lui quale impatto avrà il vaccino sulla vostra organizzazione. Allora, salve, noi
L'acquedotto Pugliese presidia un servizio pubblico essenziale. Noi gestiamo l'acqua, più tutto il ciclo di depurazione, quindi tutto ciò che è legato anche al discorso della fognatura. Quindi in quanto gestori di questo servizio così importante, quindi essenziale, di natura chiaramente pubblica, noi abbiamo messo in atto tutte le possibili soluzioni per prevenire il contagio del virus. La nostra campagna è stata veramente meticolosa e tutte le 2200 persone di Acquedotto Pugliese sono state molto attente a prevenire il contagio, e di fatto i numeri relativi al contagio per quanto riguarda la nostra azienda sono stati veramente, incrociando le dita, abbastanza limitati, molto limitati. Abbiamo fatto anche, giusto per entrare poi nel tema della prevenzione vera e propria, una campagna di test sierologico volontaria per tutto il personale, che poi potrà essere propedeutica a un'eventuale campagna vaccinale qualora si dovesse andare su questa direzione. Come abbiamo strutturato la nostra campagna di test sierologici, concordata anche a livello di comitato interno con le organizzazioni sindacali e tutti i nostri rappresentanti, quindi c'è stata un'adesione volontaria da parte di tutto il personale, e tenendo presente e considerando che noi siamo presenti con i nostri uffici in tutta la Puglia, parte della Campania e parte della Basilicata, in una serie di siti di Acquedotto Pugliese c'è stata la possibilità di effettuare il prelievo e quindi poi successivamente di avere, con tutte le dovizie di privacy e di tutela dei diritti individuali, di avere l'esito. La risposta è stata molto importante, il nostro personale ha aderito in massa a questa campagna che ha previsto tre ondate, e devo dire che c'è stata molta attenzione, una grande sensibilizzazione in questo senso anche da parte dei capi intermedi, che sono il trade union tra la volontà aziendale e la volontà e la strategia aziendale e la strategia che viene portata ai livelli bassi dell'organizzazione. Quindi da questo punto di vista, grossa attenzione alle misure di prevenzione e campagna di test sierologici che ha messo a dura prova, se vogliamo, ma con risultati positivi, tutta l'organizzazione di Acquedotto Pugliese. La ringrazio, dottor Scrimiere, poi naturalmente ritornerò da lei. Adesso vorrei invece passare di nuovo la parola all'avvocato Mendolito, al quale allora chiedo quali sono, se ci sono degli strumenti a disposizione, sono previsti degli strumenti a disposizione del datore di lavoro per incentivare il ricorso al vaccino da parte dei dipendenti. Sì, io non parlerei di mezzi per incentivare al vaccino il lavoratore. Io parlerei proprio di, premesso appunto, come ho detto in precedenza, che non può sussistere un obbligo del lavoratore a vaccinarsi, e qui poi tra l'altro c'è tutto un problema anche che impatta su determinate organizzazioni aziendali, per esempio le organizzazioni aziendali nell'ambiente sanitario, le organizzazioni aziendali che impattano col pubblico, si pensa ai trasporti, e quindi voglio dire, anche lì la non obbligatorietà, no, ci auspichiamo l'intervento del legislatore al fine di rendere almeno in determinati settori l'obbligatorietà del vaccino. Però al di là di questo, quindi fermo restando che c'è un vero e proprio diritto del lavoratore o del cittadino a non vaccinarsi, in quanto, ripeto, non obbligatorio per legge, però questo non significa che non possa essere contrattualmente derogato, disposto questo diritto al non vaccino, quindi il diritto assoluto della persona alla salute o a non vaccinarsi. Cioè, che cosa significa in buona sostanza? Cioè, significa che il lavoratore può disporre, quindi può, questo suo diritto, e quindi questo suo diritto può essere suscettibile a dismissione mediante l'autonomia collettiva, quindi sindacati, o mediante l'autonomia individuale, quindi il contratto di lavoro. E qui dobbiamo riferirci, è un po' complessa la cosa, però diciamo è abbastanza semplice l'esegesi in questo senso, dobbiamo riferirci non soltanto al 2087, cioè quell'articolo del codice civile che obbliga il datore di lavoro, quindi sancisce una sorta di potere-dovere del datore di lavoro a
rendere salubre sotto il profilo fisico e psichico l'ambiente del lavoro, utilizzando tutti i mezzi che la tecnica e la scienza del momento consentono. E poi anche l'articolo 279 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il quale appunto il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, deve predisporre tutti quei mezzi adeguati ad evitare il rischio specifico. E quindi in questo caso il fatto che la collettività aziendale possa, no, in base a un in relazione ad un focolaio da Covid, ammalarsi da Covid-19. E allora a questo punto significa che il vaccino, per essere introdotto, tra virgolette, obbligatoriamente nell'azienda, deve essere inteso come misura di sicurezza. E quindi in quanto tale, quindi valutazione del rischio specifico, e quindi in quanto tale, diciamo, l'azienda, attraverso il medico competente, può adottare appunto il vaccino come rimedio, come misura di sicurezza. Se questo è, il lavoratore a quel punto, se si rifiuta, può essere soggetto a determinate azioni da parte del datore di lavoro. E qui, diciamo, si apre tutto uno scenario, perché chi parla di sospensione senza retribuzione, chi parla di sospensione con retribuzione, chi parla di licenziamento per giustificato motivo. Io lo dico già da subito, non sono molto d'accordo, perché in caso di violazione dell'utilizzo di un dispositivo di sicurezza, o quindi in questo caso nel rapporto che ho fatto del vaccino, ci potrebbe essere proprio un'evidenza disciplinare del rifiuto del datore di lavoro, del lavoratore. Quindi a quel punto subentrerebbe, diciamo, più equamente un licenziamento disciplinare. Però io dico sempre come ultima ratio. Poi qui si somma anche il discorso di quei lavoratori che invece, per motivi fisici, non sono nelle condizioni di poter farsi il vaccino. Quindi pensiamo alle donne in gravidanza, piuttosto che lavoratori che hanno determinate allergie, eccetera. Quindi il dibattito è apertissimo, non c'è una soluzione che si può generalizzare assolutamente. La soluzione varia da azienda ad azienda, da tipologia e settore in cui l'azienda opera, il lavoratore a cui ci si riferisce, e quindi i lavoratori a cui ci si riferisce. E ripeto, però, il tutto può passare solo ed esclusivamente, a mio modo di vedere, attraverso l'intervento del medico competente, attraverso una rivalutazione non soltanto dei protocolli Covid-19 in tal senso, ma anche del rischio specifico all'interno dell'azienda. Poi magari nella seconda parte potremo entrare un po' più specificatamente su quelli che sono i rimedi, diciamo, da parte dell'organizzazione aziendale in tal senso. La ringrazio, Avvocato Mendolito, sicuramente nella seconda parte poi ci sarà modo di approfondire meglio questo aspetto. Io invece, prima di chiudere questa prima parte, passo ancora una volta, come già detto prima, la parola al Dottor Scrimiere, al quale voglio chiedere quindi una veloce domanda di chiusura, a proposito appunto di, visto che ha fatto la domanda da Mendolito relativo alla possibilità di prevedere degli incentivi, allora lo chiedo a lei, diciamo, nella vostra realtà avete intenzione di prevedere degli incentivi che possono in qualche modo incentivare i dipendenti al vaccino? Noi stiamo generando una forte consapevolezza rispetto alla necessità di prevenire il contagio. Particolari incentivazioni non ce ne saranno, ma anche perché secondo me uno dei punti essenziali rispetto alla campagna vaccinale è il rischio di esposizione. Cioè, qualora il rischio di esposizione avvenisse in maniera correlata all'attività che si svolge, e allora questo tema andrebbe approfondito. Nel caso di Acquedotto Pugliese, il rischio di contagio non è strettamente correlato alla tipologia di attività, ma ad un rischio che potremmo chiamare residuale dei comportamenti individuali di ognuno. Infatti, noi stiamo cercando di aumentare sempre più, come dicevo, la consapevolezza anche ad avere dei comportamenti corretti al di fuori del posto di lavoro, oltre che ponendo dei vincoli importanti sul posto di lavoro. E mi spiego: il divieto di svolgere riunioni in presenza con più di tot persone in una stanza, il ricorso massivo
allo smart working. Noi abbiamo più di 1300 persone che oggi operano in smart working. Però se non ci fosse questa attenzione, se non ci sarà questa attenzione alla prevenzione del contagio anche nell'ambito delle attività extra lavorative, tutte queste attività sarebbero non utili e non esaustive rispetto ad una prevenzione del contagio stesso. Quindi grossa consapevolezza, e devo dire che uno strumento importante che noi stiamo avendo da questo punto di vista è la collaborazione con le organizzazioni sindacali, con le quali discutiamo anche all'interno del comitato Covid, ma quotidianamente, rispetto alla prevenzione da adottare, alla recezione, al recepimento di tutte quelle accortezze anche organizzative che per esempio evitano, faccio solamente un esempio, l'accavallarsi della presenza delle nostre squadre operative all'interno degli spogliatoi. Quindi abbiamo cambiato l'orario di lavoro, abbiamo, garantendo sempre il presidio delle attività, abbiamo cercato di organizzare tutto in maniera coerente con questo tipo di discorso. Quindi non tanto incentivazioni, ma se vogliamo, se mi passate il termine, disincentivazioni molto forti rispetto alla violazione delle norme che emaniamo. Perché qualora noi diamo delle disposizioni e queste non vengono rispettate, allora agiamo in maniera forte dal punto di vista disciplinare. La ringrazio, dottor Scriminieri, per il suo intervento quest'oggi e la saluto ovviamente. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie e ringrazio anche l'avvocato Amendolito, il quale invito comunque a restare in collegamento perché sarà presente anche lui nella seconda parte di Doppio Binario. Grazie, avvocato Amendolito. Grazie. Io ovviamente saluto anche i nostri amici, quindi chiudendo questa prima parte di Doppio Binario, ma restate qui con noi perché qualche minuto di pubblicità e ritorneremo subito in studio con la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di vaccino anti-Covid e dell'impatto che avrà sull'organizzazione delle risorse umane, concentrandoci in particolare, tra l'altro, su cosa succede in caso di rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi al vaccino. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento. Il professor avvocato Francesco Amendolito, founder di Amendolito Associati, ancora con noi. Buongiorno, avvocato. Salve, buonasera, buongiorno. Il dottor José Antonio Altozzano, General Manager Italia di Norgin. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie mille per l'invito a condividere con voi l'esperienza e la nostra realtà aziendale. Grazie a voi per essere qui con noi e per il vostro contributo. Io parto da lei, avvocato Amendolito, e le chiedo appunto quali sono gli strumenti a disposizione del datore di lavoro in caso eventuale di rifiuto da parte di un dipendente di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Prego. Sì. Allora, dobbiamo comunque ribadire una piccola premessa, cioè non c'è oggi in Italia lo Stato un obbligo del cittadino e quindi anche dei lavoratori a effettuare il vaccino, a vaccinarsi. Però se parliamo delle aziende, delle organizzazioni aziendali, la cosa cambia leggermente rispetto a quello che è appunto l'analisi in generale del diritto alla salute e del diritto anche assoluto della persona, quindi anche alla possibilità di non vaccinarsi, perché all'interno delle aziende ci sono poi delle regole che vanno rispettate e che sono legate a degli obblighi che vengono dati dalla legge al datore di lavoro. Sì. Il datore di lavoro non può sottrarsi, come sapete, per esempio alla normativa pandemica e in più in particolare ai protocolli Covid che sono stati prescritti. E questa questione, come ho detto nella prima parte, del vaccino va ad impattare anche su questi protocolli, ma va ad impattare sulle regole generali contenute nell'articolo 2087 del codice civile, che stabilisce il potere e dovere del datore di lavoro di garantire la salubrità psicofisica negli ambienti di lavoro. L'articolo 20 del testo unico, che obbliga il lavoratore a conformarsi
alle regole in materia di sicurezza e alle regole aziendali, che per la salvaguardia della salute dell'intera collettività aziendale. Per cui quel dovere, il dovere al vaccino nell'ambito delle organizzazioni può diventare un dovere contrattuale, e in barba a questo diritto costituzionale assoluto della persona, che però è un diritto disponibile, come molti giuristi e interpreti hanno ribadito in questi ultimi giorni. E cioè è un diritto disponibile, quindi suscettibile a dismissione mediante l'autonomia collettiva o l'autonomia individuale, quindi il contratto. Quindi che cosa succede? Quali sono gli strumenti che il datore di lavoro ha in caso di rifiuto? La possibilità di, essendo il lavoratore tra virgolette inidoneo al lavoro se non si vaccina, sì, la possibilità di sospendere il lavoratore dall'attività lavorativa. E qui si discute, perché ci sono diciamo alcuni colleghi nell'ambito universitario che ritengono che non debba essere corrisposta la retribuzione in caso di sospensione per queste motivazioni, altri che invece sostengono che la retribuzione vada data. Sicuramente la retribuzione va data in caso di sospensione per quei lavoratori che non si vaccinano non per propria volontà, ma perché hanno delle inibizioni alla vaccinazione, cioè tipo la gravidanza, tipo certo, le allergie, eccetera. Rimane il fatto però che per poter essere questo un dovere contrattuale deve rientrare, lo dico meglio, sì, laddove no, per non essere frainteso, in quella che è una valutazione dei rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi serve l'ausilio del medico competente, che deve valutare insieme agli addetti alla sicurezza che questo è un rischio specifico, è un ulteriore rischio in materia di sicurezza, e come tale viene stabilito come rimedio al rischio specifico quello della vaccinazione. Quindi in caso di rifiuto il datore di lavoro può sospendere il lavoratore in estrema ratio o licenziare, a mio modo di vedere, lo spiegherò poi magari più in là, si tratta di un licenziamento disciplinare, c'è chi invece parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per una sorta di inidoneità alla mansione. Certo, ricordiamo che appunto chiaramente non c'è una giurisprudenza a cui fare affidamento su questo punto. E dottor Altozzano, mi rivolgo a lei e le chiedo appunto voi come vi state organizzando. Ricordiamo che appunto la sua azienda opera nel settore farmaceutico. Prego. Okay, innanzitutto per iniziare vorrei dire che gli studi ad oggi condotti dimostrano che l'unica soluzione al Covid-19 è il vaccino. Certo. Come azienda farmaceutica siamo assolutamente d'accordo sul favorire la vaccinazione per tutti i dipendenti. L'Orgin infatti è da sempre orientata alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. Abbiamo due tipi di dipendenti noi, quelli sì, che lavorano accedendo all'ospedale e gli impiegati della sede. Poiché per ora la disponibilità del vaccino è limitata, riteniamo che la priorità debba essere decisa in base al rischio, come ha detto il sì, dottore. Al momento attuale il tema vaccinale non è per un tema su cui le aziende possono disporre autonomamente. Alcune regioni hanno già inserito i laboratori coinvolti nell'informazione scientifica tra le categorie prioritarie da vaccinare nella fase iniziale per consentire loro di lavorare in sicurezza. Per la tutela dei propri dipendenti, l'azienda auspica che tutti i propri dipendenti sul campo vengano inseriti al più presto a condividere le azioni intraprese da farmaindustria, al fine di avere un approccio unitario su tutto il territorio nazionale. Per gli altri, ossia per chi lavora nella nostra sede, è chiaro che come tutti gli italiani dovranno attendere il loro turno. Certo. Molto interessante il punto, soprattutto che riguarda le associazioni di categoria che effettivamente possono dare un indirizzo in questo senso. E Avvocato Mendolito, entrando appunto più nel dettaglio di quello che diceva, quali sono a suo avviso gli aspetti giuridici coinvolti in questa particolare scelta da parte del datore di lavoro nei confronti dei cosiddetti Novax? Sì, allora innanzitutto qualcosa è stato anche accennato dal dottor Altozzano, cioè i vaccini non sono nella disponibilità delle aziende, quindi chiaramente sì, qui si tratta di capire in che termini il datore di lavoro, una volta che, come abbiamo detto, si determina all'interno delle organizzazioni aziendali che il vaccino è introdotto come misura di sicurezza per evitare il rischio,
di pandemie, quindi di focolai all'interno dell'organizzazione aziendale, dell'azienda stessa, evidentemente, e questo tra l'altro diciamo, va anche tenuto conto, valutato rispetto a quelle che sono le peculiarità delle aziende. Pensate alle aziende sanitarie, alle aziende dei trasporti, quindi aziende che hanno a che fare con il pubblico. Quindi in questo caso il datore di lavoro, diciamo, rispetto alla domanda, cioè appunto quali sono gli aspetti giuridici cui si deve tenere conto, è il fatto che il datore di lavoro potrà richiedere, senza che questo vada a violare la normativa sulla privacy, a mio modo di vedere, potrà richiedere appunto la certificazione della vaccinazione al lavoratore, perché in caso di Il vaccino, cosiddetto patentino, insomma. esattamente, questa cosa qualcuno ha detto, ma viola la privacy, eccetera, non è questo, non è così, a mio modo di vedere, perché comunque è un patentino che attesta appunto che il lavoratore abbia effettuato il vaccino. Quindi in caso di rifiuto alla consegna, evidentemente il lavoratore dimostra che non ha effettuato questo vaccino. Ripeto, questo sotto il profilo giuridico, questo è un aspetto che rileva no, in ordine all'introduzione di mezzi in materia di sicurezza, di dispositivi. Insomma, voglio dire, ci stiamo dando un diciamo, stiamo ponendo delle domande e quindi stiamo cercando di dare delle risposte a delle cose che normalmente sono pacifiche, le cui risposte sono pacifiche. E cioè, cosa succede nel caso in cui il lavoratore non utilizza un dispositivo per la sicurezza? Evidentemente si interviene sotto il profilo disciplinare. Per questo motivo, e quindi cerco di rispondere anche alla sua domanda, io sono d'accordo con il professor Ichino, che ha parlato di licenziamento disciplinare in ultima ratio, cioè perché il rifiuto al vaccino o al consegnare il certificato attestante la vaccinazione, essendo una violazione specifica al potere datoriale di imporre il mezzo del vaccino come rimedio al rischio Covid, evidentemente rileva sotto il profilo disciplinare e non anche a un problema di inidoneità alla mansione, perché anche qui poi qualcuno ha anche detto no, si può diciamo mettere il lavoratore in malattia, ma non è così, perché non è una malattia il fatto di non aver, Cioè, di come non se si essere. rifiutasse di mettere la mascherina, giusto? Anche per Esattamente, semplificare. esattamente, proprio questo. Poi qui qualcun altro ha anche detto come estrema ratio, perché nel frattempo si potrebbe utilizzare la sospensione, diciamo, con l'utilizzo della cassa integrazione guadagni Covid, quindi diciamo, l'intervento della cassa Covid. Però anche qui, diciamo, non sappiamo quanto e se durerà la cassa Covid, e qualche dubbio sull'utilizzo in tal senso del lavoratore che si rifiuta, io lo avrei. Quindi diciamo che l'impatto, andando un pochino a enfatizzare il titolo che voi avete scelto sulle risorse umane della campagna vaccinale, è particolarmente importante. Io ho Assolutamente. detto nella prima parte, diciamo, un'ulteriore tegola, un'altra gatta da pelare per le organizzazioni Eh sì. aziendali e per le direzioni del personale. E questo, diciamo, avete visto come le scelte non saranno facili, però io qua mi sento di dire una cosa che credo che sia abbastanza pacifica e concordemente, diciamo, ritenuta dalla dottrina e diciamo dagli esperti che si stanno interrogando su questa questione. Cioè, Sì. rimane il fatto che il dovere può diventare un dovere contrattuale, perché è nella libertà delle parti all'interno delle organizzazioni aziendali stabilire questo. E in questo senso c'è il supporto del testo unico in materia di sicurezza, ma anche del codice civile, senza che con questo si possa gridare allo scandalo. Quindi io, sotto il profilo giuridico, non vedo come, certamente non è semplice, ma si possono Certo. comunque gestire queste problematiche. Ecco, dottor Altozzano, quali strumenti avete intenzione voi di utilizzare per sensibilizzare, insomma, il ricorso al vaccino da parte, quantomeno di quella parte di dipendenti a cui faceva cenno prima, che sono più esposti al rischio? L'idea del patentino può essere accettata? Pur essendo un'azienda farmaceutica, noi non possiamo acquistare vaccini, quello è Sì. lo principale all'inizio, no? Che sono direttamente gestiti dal governo. Certo. E
Ero convinti sostenitori della necessità che tutti i nostri dipendenti aderiscano alla campagna vaccinale proposta dal governo. Abbiamo la fortuna di avere dipendenti responsabili che conoscono l'importanza di vaccinarsi per il bene comune. Alla luce di evidenze scientifiche sappiamo che è assai più pericoloso essere colpiti dal Covid-19. Quindi, mentre se anche l'influenza in origine ha dato la possibilità a tutti i dipendenti di ottenere il rimborso del vaccinamento influenzale per preservarne al meglio lo stato di salute. Quello del patentino potrebbe essere una possibilità, logicamente per noi anche. Certo, insomma, non è una posizione facile. Insomma, il datore di lavoro rischia di trovarsi un po' tra l'incudine e il martello, insomma, nelle scelte che dovrà applicare. Magari potrebbero arrivare anche delle linee guida in questo senso. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, certamente torneremo sull'argomento. Grazie all'avvocato Francesco Amendolito, fondatore dello studio legale Amendolito Associati. Grazie a voi. E grazie al dottor José Antonio Altozano, General Manager Italia di Norgin. Grazie. Grazie mille, grazie a voi anche. Grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.